Buongiorno, sono all'Aconi e ho dormito qui in questo parcheggio il martedì fino all'1:30 occupato dal mercato, ma poi è libero. In realtà ci sarebbe anche l'area camper, ma mi sembra tutto chiuso. Non so se le colonnine funzionano, ma l'acqua non c'è. Ieri vi avevo fatto vedere l'applicazione per i benzinai. Ho cercato quello che avevo trovato più economico, ma era chiuso. Ho visto oggi e continua a essere chiuso, quindi molto probabilmente non funziona più. Però sembrava ancora abbastanza nuovo. Casomai ci passo nei prossimi giorni, tanto sono qui in zona. Una figura molto importante è Sant'Ignazio da Laconi, che nacque qui proprio a Laconi e diciamo, ha fatto molti miracoli. Questa è la chiesa e questa è la casa che è diventata museo. Ah, qui a Laconi ci sono un sacco di cose interessanti, tra cui il Parco Americh, che è stato fondato dalla famiglia Americh, e il capostipite di questa famiglia era appassionato di botanica, per cui in ogni suo viaggio poi prendeva delle specie che ha poi portato qui. È un parco urbano grandissimo, è il più grande della Sardegna, di 22 ettari, con cascate, c'è un castello. Adesso cerchiamo l'entrata perché intanto però si vede la maestosità. Ecco qua una delle entrate, presumo. Pioppo bianco. Allora, questo Ignazio Heimerich è stato senatore d'Italia. È molto ricco di acqua qua. Adesso il parco è affidato all'ente forestale Sardegna. Infatti è molto curato, ci sono panchine. Sono anche queste grotte. Clematide. Temperatura perfetta. Oggi si preannunciava una bella giornatina calda, quindi questo sottobosco è spettacolare.
che sta una favola. Sono alla ricerca del cedro del Libano. Ci sono i cartelli da 5 minuti. Agrifoglio. Ecco qua il cedro dell'isola. Allora, dice che è più vetusto e monumentale dell'isola, primo in assoluto ad essere stato introdotto in Europa. Secolare, fusto sopra i 415 cm di circonferenza e di 25 metri di altezza. Età stimata di 100-200 anni. Il libado sta diventando una specie rara. Ecco un altro albero, il corbezzo. I frutti sono questi, sono anche buoni. Questo ha meno di 100 anni. Questo è un albero monumentale, se gli diamo fastidio, dai 5.000 ai 100.000 euro. Andiamo verso il castello. Dice che le origini non sono note, comunque intorno all'anno 1000 è stato costruito ed aggiudicale e le parti sopra erano molto luminose, le parti sotto dove c'erano le cucine, le dispense e le cantine erano più buie. E questi sono gli stemmi dei vari proprietari, gli Americh. Il castello era sicuramente a 3 piani, è di origine romanica, ma poi è stato rimaneggiato in stile gotico aragonese.
Ciao! Io non accarezzo di solito i gatti. Che ti hanno fatto l'orecchio? L'hanno sterilizzato? Eh? L'hanno sterilizzato? Sì. Della Corsica. Questo è il platano vicino alla cascata. Sono un bel po' di pisciolini rossi. Il figlio. Allora, il parco è gratuito, l'unica parte a pagamento è il giardino, che però salterò. Allora, ho pranzato, mi sono portato un panino. E poi relax sulla panchina ascoltando i rumori. Ho beccato pure un picchio sardo che ho ripreso. Adesso vado al Museo dei Menhir. Dovrebbe aprire 3:30 e poi torno al van. Questa sera rimango nel parcheggio lì. Questa è la piazza della chiesa di San Ignazio. E un'occhiata dentro aperta. Allora, questo è il museo e si trova nel palazzo Andrich. Questi sono reperti di una domus e di un dolmen della zona di Lagoni. Attività agraria. Queste sono ottocentesche, 1818. Rappresentazioni di festività greche, come ad esempio
Festa, onore delle ninfe, quella laggiù. Là. Atena. Corse dei carri. Qui sono rappresentati i monumenti della capitale francese di Parigi. Ma c'è un piano. Fatto il giro al museo, molto interessante, un'illuminazione spettacolare sui menhir. Oggi giornata piena, dedicata a Laconi, ma c'è parecchio da vedere. E adesso vado in bagno e mi rilasso un po'. A domani! Eccolo qua, speriamo che non sia bollente.